Sì, eccoci. Allora, si è conclusa la visita del ministro Piantedosi e della commissaria europea agli interni Johansson qui a Lampedusa. Durata la visita all'interno dell'hotspot circa mezz'ora e poi mezz'ora di incontro, di conferenza stampa con i giornalisti. Entrambi hanno ringraziato la Croce Rossa per il lavoro che ha svolto dal 1° giugno nella gestione dell'hotspot. La commissaria europea, come dicevate, ha detto che l'Italia non deve sentirsi sola perché la Commissione europea è impegnata ad aiutare, nessuno Stato membro deve essere lasciato solo, c'è bisogno di lavorare insieme all'Italia e insieme ai paesi di origine e di transito. Il ministro Piantedosi ha detto che per la prima volta l'Europa concretamente vede al suo fianco, per la prima volta l'Italia vede l'Europa concretamente al suo fianco e che vanno di fatto rimpatriate le persone che non hanno diritto di asilo in Italia, mentre vanno accolte tutti coloro che hanno il pieno diritto di stare qui. Ma possiamo sentire le parole in conferenza stampa sia del ministro Piantedosi che della commissaria europea Johansson. A voi. È una sfida molto importante, è una sfida in cui l'Italia vede finalmente l'Europa concretamente al suo fianco, anzi in maniera impegnata, in maniera diretta. È una sfida che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non esistono soluzioni miracolose, diciamo così, esauribili in pochi giorni o diciamo con effetto immediato, ma stiamo costruendo un qualche cosa che possa consentire nel futuro prossimo anche dei nostri cittadini una gestione più ordinata di questo fenomeno, che mette insieme tante cose, mette insieme aspetti umanitari ma anche aspetti sicuramente securitari, quindi di contrasto all'ignobile traffico di esseri umani che purtroppo è ancora molto attivo e molto proficuo. È lodevole, state facendo un lavoro eccellente qui a Lampedusa, ho visto come la Croce Rossa abbia migliorato le condizioni in questi momenti difficili. Credo che stiamo vedendo un lavoro veramente eccezionale che è stato fatto dall'Italia in generale, in particolare qui a Lampedusa.